Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta con crema di ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, uova, zucchero, olio di semi d'arachidi, sale, latte, lievito per dolci vanigliato e aroma di vaniglia. Per la crema, ricotta di pecora, uova, amido di mais, zucchero, fiala di aroma di vaniglia e gocce di cioccolato fondente. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la base. Mettere nel boccale lo zucchero, le uova ed azioniamo il bimby per 10 minuti a velocità 4 senza misurino. Aggiungere la farina, l'olio, il latte, l'aroma di vaniglia, il lievito e un pizzico di sale. Ed azioniamo il bimby per 2 minuti a velocità 5. Mettere metà del composto in una tortiera da 22 cm rivestita con carta da forno e l'altra metà posizionarla in una ciotola. Lavare ed asciugare il boccale. Abbiamo diviso l'impasto, adesso andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15 minuti. Nel frattempo prepareremo la crema. Mettere all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la ricotta e l'aroma di vaniglia. Ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 2. Aggiungere le uova, l'amido di mais. Ed azioniamo il bimby per 30 secondi. A velocità 3. Aggiungere le gocce di cioccolato ed azionare il bimby per 20 secondi antiorario, velocità 2. La crema di ricotta è pronta, riprendere la torta dal forno e versare sulla torta. Versare la crema di ricotta sulla base. Versare l'altro composto. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per altri 35-40 minuti. La torta è cotta,
Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Torta con crema di ricotta. Grazie e alla prossima ricetta!